happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. Non un solo grande evento, ma quattro, dislocati in altrettante piazze di Firenze. Questo è il programma promosso dal Comune e coordinato da Muse, con giochi di luci e videomapping in Piazza della Signoria, marching band in Oltrarno e Piazza del Carmine, concerto gospel in Piazza Santissima Annunziata, musica classica in Piazza San Lorenzo, alla presenza anche dell'orchestra di Kharkiv. Santissima Annunziata si animerà dalle 22 con il concerto Gospel, a cura dell'associazione culturale Musarte. In Piazza San Lorenzo ci sarà l'orchestra Toscana Classica, in collaborazione con l'orchestra filarmonica di Kharkiv. Sarà proposto un programma che spazia da Strauss, Rossini, Bizet e Morricone. In Piazza Signoria l'evento combina performance acrobatiche, videomapping, musica e giochi di luce, in base a una formula progettata su misura per la location. L'Oltrarno, dalle 21.30 all'una, con sosta per la mezzanotte in Piazza del Carmine, sarà attraversato da tre marching band toscane. Bandao, un'orchestra di percussioni con un repertorio che spazia da sonorità delle tradizioni musicali italiane ai suoni caratteristici dei paesi come Brasile, Cuba e continente africano. La Magica Bola, Brass Band, una moderna street band composta da strumenti a fiato e ritmica. E i Pulsar, nato come gruppo studentesco e adesso una delle band di strada più conosciute e affermate. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torniamo a festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno nelle piazze del centro storico con iniziative per tutti i gusti. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Quattro piazze, quattro iniziative, quattro generi musicali e artistici. Un programma che punta a rivitalizzare in maniera sostenibile luoghi diversi della città. C'è voglia di arte e cultura, c'è voglia di tornare a vivere la città in piena sicurezza e per questo in campo per la notte di San Silvestro ci sono proposte musicali e artistiche di alto livello dislocate in tutto il centro storico.